Siamo qui alla palestra Rock Spot che ci ha ospitato per fare la terza puntata del Social Climbing 2019. È un'iniziativa che è partita dal CAI di Bergamo e poi allargata a Brescia e a Milano. Il messaggio è quello di voler dare l'opportunità a tutti di sperimentare un'attività che non è scontata per le persone più fragili, per le persone con difficoltà. A volte con i coetanei, gli amici, si creano dei dislivelli forti su delle attività quotidiane e banali, mentre invece sull'arrampicata tutti siamo disabili, tutti abbiamo delle difficoltà, per cui anche la persona più agile, scattante, il giocatore di pallone più bravo, poi magari sale un metro e c'ha paura di cadere, e mentre invece un ragazzo che magari ha delle difficoltà, che non è capace di correre, di muoversi, di giocare a palla, con il coraggio, con la determinazione, la forza, che sono spesso caratteristiche che chi è in difficoltà ha più degli altri, riesce ad ottenere risultati gratificanti e importanti per la propria autostima, per il proprio sentirsi parte di un mondo fatto di forme diverse, non tutti esprimono le proprie potenzialità allo stesso modo. Vengo da esperienze di montagna, fin da ragazzo ho frequentato la montagna, ho avuto la fortuna di avvicinarmi da giovane al Club Alpino Italiano, ho svolto per 20 anni l'attività di istruttore nella scuola di alpinismo e sci alpinismo ad Amello della città di Brescia e andando in pensione e maturando ho pensato di dedicare quel che era la mia esperienza passata in gioventù in montagna, di dedicarla a chi aveva un attimo di bisogno, a chi aveva delle fragilità. Si sta sviluppando un tipo di terapia, un movimento legato alla montagna terapia a livello nazionale che sta dando dei grandi risultati e si lavora in maniera trasversale un po' su tutte le realtà di fragilità, quindi dall'infanzia, adolescenza fino all'età adulta, dalla neuropsichiatria alla psichiatria fino alla tossicodipendenza. Vedere poi i ragazzi, diciamo, come si divertono, vedere come riescono a superare delle difficoltà che all'inizio magari quando semplicemente si mettono nell'imbrago sembra una cosa insormontabile, poi alla fine riescono ad arrivare fino a sopra, fino alla catena, e vedere anche tutti gli altri sotto come gli danno la carica, diciamo che ci dà un attimino, ci fa uscire anche un attimino da quello che a volte è un po' un contesto che è quello un po' sportivo, molto piegato su se stessi, no? Molto individualizzante, dove uno magari pensa sempre un po' al risultato. I fisioterapisti, i medici propongono il nuoto, propongono attività, l'equitazione, attività più pacate, l'arrampicata è l'ultima delle cose che può venire in mente, invece in realtà ha queste potenzialità perché mette tutti in una condizione di confronto con il proprio limite. È un mettersi in gioco totale alla pari, è un mettersi a sperimentare, è un non aver paura di superare l'ostacolo, è un fidarsi degli altri, è uno stare insieme, riuscire ad andare in gruppo, mette veramente tante cose insieme, sia l'andare in montagna sia l'arrampicare.